Ciao a tutti! Dormito bene! Spero proprio di sì. Oggi Nicole abbiamo delle patatine che sono una incredibile esclusiva, sono quasi ancora introvabili in Italia. Parliamo delle patatine di One Piece e di Naruto. Qua di fianco abbiamo anche dei noodles, sempre di One Piece e di Naruto, e anche delle caramelle. Nicky, sono tipo i frutti del diavolo per diventare gommoso come Ruffy. Che Nicky conosci One Piece, l'hai visto? No, però non l'hai visto, non puoi capire, esatto. Allora, oggi andremo ad assaggiare queste patatine. Vediamo, Nicky, come sono. Sì, ci piacciono. Vari gusti, mentre i noodles che ho di qua, per i noodles, Nicky, sai cosa facciamo? Chiediamo un po' di like se questo video raggiunge 50? Con tanti 50, vero? Sì, 50. 50 like, andremo anche ad assaggiare i noodles, quindi per ora mettiamoli da parte. Allora, Nico, guarda che belle che sono. A che gusto sono qui? Di fianco c'è il gusto, queste sono di Naruto, queste due. Sono scritte in inglese. Queste, Nicky, sono di One Piece. Come vedi che belli che sono i packaging? Sono stupendi. Allora, iniziamo. Nicole, abbiamo diversi gusti. Questo è aglio. Sì. Poi questo è come si chiama? È formaggio. E questo è barbecue. E questo come si chiama? Cacetta. Eh? Cacetta. Ketchup. Cacetta. Andremo a provare uno a uno. Alla fine, Nicky, decreteremo anche il migliore, il più buono, esattamente. Nicky, informazione nutrizionale, ti interessa? Il giusto, va bene, però ho controllato, Nicky, su Yuka, che sarebbe l'app che determina un po' la qualità dei prodotti che andiamo a mangiare, per vedere queste patatine se sono, diciamo, abbastanza sane o sono proprio delle erbacce. E incredibilmente sono risultate buone. Per chi non la conoscesse, quest'app dà un livello da 1 a 100 di bontà, in quanto a appunto quantità di sale, quantità sì, di zuccheri all'interno degli alimenti, e via dicendo. 0 proprio vuol dire che fanno schifo, 100 è il massimo, e quindi sono nutrizionalmente approvate. E queste patatine, soprattutto queste qua, hanno raggiunto ben 60, quindi buono, mentre queste One Piece un po' di meno, ma niente di così grave come immaginavo. Nicky, facciamo anche una prova in diretta. Andiamo a prendere questa patatina di Naruto, scansioniamo il QR code e come vedete 60, quindi buono. È giunto il momento? Assaggiare! Dell'assaggio! Da quale iniziamo? Iniziamo da questa. Va bene, aspetta. Formaggio. Formaggio cheese. Una. Mi raccomando, non si esagera per le patatine, mi raccomando. Una. Andiamo alla forma. Vedi che odore? Mamma mia, sembra un formaggio vero. Formaggiosa. Molto buona. Allora, Nicky, ricordati il gusto, che alla fine andiamo a dire qual è la più buona, molto molto buona questa patatina al formaggio. Non è male, non è male, il sapore è molto deciso. Proviamo cappello di paglia, cappello di paglia barbecue. Oh, la forma è sempre quella tonda. Sì, questa qui. Buona. Ora, Nicky, facciamo così, salsiccia, iniziamo tra queste due. Quale preferisci tra questa e questa? Preferisci questa? Ok, quindi vabbè, questa è una tonata. Vabbè, preferisce questa invece. Passiamo a One Piece ketchup. Sai cos'è il ketchup, Nicky, no? Sì. Ma che suona? Forno è sempre quella. Forno è sempre lei. Ci senti il pomodoro, ci senti il ketchup? Buono. Ancora quella formaggio? Nicky, preferisci ancora quella formaggio? Finiamo con l'aglio. Forma, abbiamo sempre la stessa, è inutile sempre ricordare, vai. L'odore com'è? Io sento un po' l'aglio, eh? Che hanno l'aglio? Allora, Nicole, è una
pazzerella perché lei mangia l'aglio crudo così. Però, dai, tra le due quale preferisci? Formaggio? Ha vinto il formaggio. Questa l'aglio non sono male, tra tutte sono quelle che preferisco un po' di meno io. Hanno vinto le patatine al formaggio. Non è vero. Cosa? Mi metto quella pomodoro. Perché? È vero, ho cambiato idea adesso. Ha cambiato idea? Hanno vinto quella ketchup. Sicura Nicole? Sì. Ecco le vincitrici, l'ultima. Questa è furba, dici che hanno vinto quella e così ne puoi mangiare un'altra, eh? Basta adesso. Come sono queste patatine? Sono molto buone. Come avete visto il packaging è stupendo. Non so se in Italia arriveranno presto o se sono già arrivate, forse. Buone! Non lo so, comunque sono una esclusiva assoluta, Nicole. Buonissime. Mi raccomando, se volete vedere anche i Nuggles, che assaggiamo anche i Nuggles, 50 like. Andremo a mangiare anche questi sempre insieme ai Nuggles. Non oggi, Nicole, insieme ai Nuggles, se raggiungiamo 50 like. Quindi mi raccomando. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Like, anzi, 50 like. 50 like, mi raccomando. Ciao a tutti e buone patatinette!